Benvenuti a Era Firenze, storia e storie della città. Sono Nicoletta e oggi insieme a Serena. Ciao. Buongiorno Serena. Abbiamo il piacere di avere ospite Bruce Edelstein. Grazie dell'invito. Grazie a te Bruce di essere qui con noi oggi. Bruce è il curatore della mostra Eleonora di Toledo e l'invenzione della corte dei Medici a Firenze, che è stata inaugurata il 7 febbraio e durerà fino al 14 maggio a Palazzo Pitti. Ti introduco brevemente, Bruce. Grazie. Bruce è storico dell'arte, professore alla New York University, dove è anche coordinatore del programma di alta ricerca. L'ultima pubblicazione di Bruce è Eleonora di Toledo and the creation of the Boboli Gardens, oltre ovviamente al catalogo della mostra curata da Bruce Edelstein e da Valentina Conticelli. Allora, in questa mostra Eleonora ci viene presentata a tutto tondo e in tutte le sue molteplici sfaccettature: donna politicamente influente, fondatrice del giardino di Boboli, icona di bellezza, di moda. Però Bruce, la nostra curiosità è sapere qual è stato il tuo primo incontro con Eleonora. Il mio primo incontro con Eleonora probabilmente è stato lo stesso che hanno avuto tantissimi davanti al famoso ritratto di lei agli Uffizi quando molti anni fa ero laureando, sono venuto per un anno di scambi di studi e passavo molto tempo agli Uffizi. Andavo frequentemente per guardare un quadro singolo e tornavo sempre da questo quadro, ero rimasto veramente folgorato, non solo dalla bellezza del quadro e la mia curiosità non era soltanto per capire qualcosa sulla strabiliante tecnica di bronzino nell'esecuzione del quadro, ma proprio di capire qualcosa di più su di lei. Senti, ricordiamo, Eleonora di Toledo era la moglie di Cosimo I dei Medici e questa mostra finalmente permette a un pubblico vasto di ampliare la storia e la conoscenza di questo personaggio. Allora cominciamo dall'infanzia. Da dove viene? Lei era figlia del vicere di Napoli e quindi insomma raccontaci come se tu ci guidassi attraverso la mostra a conoscere meglio questo personaggio. Con molto piacere. Allora, bisognerebbe dire, noi la mostra è, diciamo, è la culminazione delle varie celebrazioni che si sono svolte nell'anno per commemorare il cinquecentenario della nascita di Eleonora. Ma andrebbe detto, ammesso che realmente non sappiamo quando è nata Eleonora e non sappiamo neanche esattamente dove è nata. Sembrerebbe che una tradizione che non si sa da dove viene, che lei fosse nata ad Alba de Tormes, sia sbagliata. L'ipotesi più probabile è che nasce a Via Franca del Bierzo e questo già ci presenta con qualcosa di molto importante su Eleonora. Alba de Tormes è da dove viene la casa d'Alba. Il padre di Eleonora è un figlio cadetto del duca d'Alba, dunque non destinato ad ereditare il titolo. Mentre la madre è l'ultima di una prestigiosissima linea che sono i marchesi di Via Franca del Bierzo. Eleonora cresce già in un contesto in cui la donna ha uno status più alto dell'uomo. Il titolo nobiliare che riesce ad avere il padre di Eleonora è attraverso il matrimonio con la moglie e devono chiedere un maiorasco, cioè è un documento ufficiale che deve essere approvato dal re di Spagna, imperatore Carlo V, che confermi che Pedro abbia il diritto di usare il titolo di marchese di Via Franca e di passarlo agli eredi maschi. E quindi crescendo in questo ambiente, lei arriva già forse più pronta, prima a essere duchessa di Firenze. Non solo, penso che la madre, che è una persona molto misteriosa, noi sappiamo ancora meno di Maria Osorio Pimentel di quanto
quanto ne sappiamo di Eleonora di Toledo. Ma Maria Osorio Pimentel a 6 anni rimane orfana. Ed è l'ultima di questo, questa famiglia nobiliare, e ha un'eredità importante. È sotto attacco dai parenti maschi che vogliono togliere il titolo, togliere le terre, e per la sua protezione viene portata all'interno della corte di Isabella la Cattolica, regina di Spagna. E anche qui, curiosità, Isabella e Ferdinando, quella con lo status più alto è la regina. Dunque è un contesto in cui varie generazioni si sovrappongono con uno status femminile più alto di quello maschile, e questa è un po' l'eredità che Eleonora porta in Italia quando arriva. Suo padre viene nominato vicere di Napoli nel 1532, due anni dopo, insieme alla madre e alla sorella appena più grande di lei e al fratello più piccolo dei maschi della famiglia, arrivano 4 a Napoli a raggiungere il padre. Ecco, quindi lei poi incontra a un certo punto Cosimo. Ci sono un po' di storie, di gossip, no, intorno a questa coppia. Come è stato combinato questo matrimonio e com'era un po' la loro relazione? La leggenda vuole che l'anno dopo l'arrivo di Eleonora a Napoli, la storia giustamente rimarca il fatto che un anno dopo l'arrivo di Eleonora a Napoli, Carlo V, trionfante nella battaglia di Tunisi, rientra in Italia, fa una specie di progresso trionfale in tutta la penisola e passa l'inverno a Napoli, dove tutti i feudatari e i piccoli principi che vogliono dimostrare la loro appartenenza alle cerchie imperiali vengono a Napoli a porre loro omaggi a Carlo V, e scende il primo duca di Firenze, Alessandro, e nel suo treno, al suo seguito c'è un sedicenne Cosimo, futuro Cosimo I dei Medici, e la leggenda vuole che lui vede la strabiliante bellezza di Eleonora, si innamora, e nel momento in cui poi lui è diventato duca e deve cercare moglie, insiste subito su di lei. È vero, vero. Però, non è assolutamente vero. Non era così a quei tempi. No, perché a parte che sarebbe stato molto inusuale un matrimonio per amore, i matrimoni sono soprattutto aristocratici. Certo, per interesse o per combinare qualche cosa di concreto. Si cerca di rafforzare o potere politico o un patrimonio economico, o tutti e due insieme quando si riesce. E lui la prima cosa che fa quando comincia a cercare moglie è di cercare di sposare la vedova del precedente duca, ma lui non ha uno status abbastanza alto per sposare la figlia dell'imperatore, dunque comincia tutta una ricerca di altre spose. E poi è Pedro che viene fuori alla corte imperiale e propone di maritare una delle sue figlie con il giovane duca di Firenze, ma vuole spingere la più grande delle due, che è Isabella. Forse perché era più difficile da maritare, se non sbaglio, vero? Questo è proprio il punto. Cosimo non sa distinguere tra queste due donne, dunque se la viste non sa quale delle due è Eleonora, quale è Isabella. I suoi agenti a Napoli gli mandano lettere, ma lettere importanti in codice, in cui danno informazioni importanti e dicono di Isabella che era bruttissima, di bruttissima età e di cervello ludibrio di Napoli, ed insistere assolutamente sulla più giovane, cosa che poi è avvenuta. Però ritengo che sia impossibile che Cosimo sapesse chi fosse Eleonora, oltre ad essere innamorato di lei. Quindi aveva dei consiglieri, diciamo. Aveva dei consiglieri. Detto ciò, però, il matrimonio è straordinariamente felice, soprattutto per i canoni dell'epoca. Sono attaccatissimi uno all'altra e subito cominciano a dire che Cosimo non prende decisioni a Firenze senza il consiglio di Isabella. Scusa, di Eleonora. E avranno anche moltissimi figli. Sì, fanno 11 figli insieme, di cui 8 arrivano all'età matura. E come dico spesso, una volta che Eleonora aveva fatto due maschi, tre maschi, se i rapporti tra di loro non fossero così buoni, non c'era da stare. Sì, poteva chiedere di esistere. Fanno 9 figli nei
nei primi 10 anni di matrimonio, sono, insomma, è una... E questi figli sono, insomma, rispetto il rapporto suo con i figli, perché lei è anche un esempio, no, di maternità, una madre anche attenta. Assolutamente. Allora, all'inizio, mentre ancora era in vita la suocera Maria Salviati, la cura dei figli si svolgeva alla Villa Medici di Castello e sotto la tutela della nonna. Però Eleonora e Maria, secondo me, hanno un rapporto positivo. Però si combattono a volte per cose come le cure mediche per i figli. Sono tutte e due donne che hanno conoscenza delle cure mediche dell'epoca e delle teorie per una sana costituzione dei figli. Ma la cosa straordinaria di Eleonora, secondo me, è che quando si comincia a pensare alla loro istruzione, Eleonora insiste che le femmine abbiano la stessa istruzione dei maschi, e questo include anche lezioni di latino, non solo latino e greco. Le figlie femmine, quindi femmine. Aveva una concezione molto più elevata, avanzata e lungimirante di quella che doveva essere il ruolo di un duca o di una duchessa all'epoca, che insomma aveva un peso politico importante. Sì, io penso che questo sia venuto fuori perché avendo fatto le reggenze, avendo dovuto svolgere il ruolo di reggente di Stato, sapeva che avere le conoscenze erano altrettanto importanti per le femmine quanto i maschi. Io penso che le sue figlie hanno avuto un'istruzione che lei stessa non ha avuto. Lei aveva una famosissima nutrice da ragazza a Napoli, che era la più importante donna intellettuale della comunità ebraica in Europa all'epoca, Benvenida Bravanel. E Benvenida avrà istruito Eleonora in varie cose, però dubito fortemente della leggenda che vuole che Eleonora sapesse leggere e scrivere in ebraico, e non penso che abbia ricevuto istruzione in latino o greco, nemmeno. Ciononostante, voleva garantire a loro cose che non erano possibili per lei stessa. Facciamo una breve pausa e riprendiamo più tardi. Questa seconda parte trattiamo più della trasformazione del contributo che Eleonora ha dato insieme lavorando a fianco del marito Cosimo nella trasformazione di Firenze. Eleonora dà tantissimi contributi in questo contesto perché per l'appunto Eleonora arriva già sposata per procura con Cosimo a Napoli nel 1539, nel giugno del 1539, in una città che pochi anni prima davvero era una repubblica, e ancora ci sono tantissime persone che sperano nel fallimento del progetto del ducato e un ritorno almeno a un'oligarchia, se non proprio a una repubblica vera e propria. Ancora di più era odiata la presenza di una spagnola, perché ricordiamoci che Carlo Quinto aveva fatto l'assedio. Per l'appunto, l'assedio era fatto da truppe percepite come spagnole, a prescindere dalla provenienza delle varie squadre, diciamo. Ma c'era un altro evento che è poco rammentato della recente storia locale. Nel 1512 c'era il terribile sacco di Prato, e questo era effettuato alle mani di truppe spagnole, e ha riportato i Medici di nuovo al potere dopo un lungo periodo di esilio, ma era talmente terribile quello che hanno fatto le truppe spagnole a Prato che Firenze ha capitolato a distanza, semplicemente con la promessa di non far avvicinare queste terrificanti truppe spagnole alla città di Firenze per la devastazione che potevano causare. Dunque una spagnola era particolarmente non gradita, e lei arriva in una
una città che sì, è già ducato, però ricordiamoci che Alessandro, il primo duca, rimane a vivere in Palazzo Medici Riccardi, dove ha sempre vissuto, e vive in maniera, diciamo, principesca, ma più per uno standard principesco in un contesto repubblicano. Non ha fatto molto per trasformare il suo modo di vivere dalla maniera in cui è cresciuto a qualcosa che rappresentasse la potenza e la magnificenza di una corte. È con l'arrivo di Eleonora che abbiamo veramente questa trasformazione. Ci riesce lei? Ci riesce? Lei porta tutta la sua conoscenza del mondo spagnolo e aiutata dalle cose imparate dalla madre, dall'esempio del padre, introduce l'etichetta di corte, l'etichetta borgognona, che è in uso in tutte le corti asburgiche. Cosimo non conosce questa etichetta, non è cresciuto sotto questo etichetta. Però lui si affida molto alla moglie in questo, cioè riconosce la capacità della moglie in questo ambito. Sì, secondo me Cosimo non è uno che teme il potere al femminile. Lui è anche moderno, è parecchio autoritario. Anche se è parecchio autoritario, però lui sa benissimo che deve tutto alla madre, perché lui forse ha visto poche volte suo padre in vita sua, era sempre fuori a combattere, e è cresciuto da sua madre, e sua madre da vedova riesce a mantenere i terreni suoi, la sua eredità. È lei che lo manda in esilio nel 1527 a Venezia insieme al tutore, è lei che fa di tutto, e addirittura il suo arrivo al titolo di duca è attraverso la mediazione di lei. È lei che va al senato fiorentino per proporre il figlio come erede ad Alessandro I. Lui è a cacciare a Trebbio, 17 anni. Vabbè, era giovane. Era un ragazzo, via. Sì, sì, ma non è uno che vuole negare l'importanza di queste donne intorno alla sua vita, e ha questi due grandi assist, diciamo, dalla madre prima e dalla moglie dopo. Senti, per tornare a un altro argomento interessante che affronti bene nella mostra, lei riesce a portare la moda spagnola a Firenze e in più far sviluppare l'industria tessile, diciamo, fiorentina. Ce ne parli un po' meglio, diciamo. Certamente, devo dire che all'interno della mostra e nel catalogo abbiamo avuto lo straordinario privilegio di avere la collaborazione della grande studiosa Roberta Orsi Landini, grande esperta della storia della moda e la storia tessile di Firenze, per questa parte della mostra. Dunque dipendo molto dagli studi di lei per la mia conoscenza di queste cose. E Eleonora assolutamente trasforma la città di Firenze in tanti modi, ma certamente la moda è forse quella più visibile. Quando si pensa a una repubblica, soprattutto l'ultima repubblica fiorentina, che era di matrice savonaroliana, con tutta la sua devozione austera e un'impostazione di modestia nel vestiario, alla trasformazione in una città di corte con il valore della magnificenza e l'esposizione del lusso, non ci potrebbero essere due cose più all'antipodi una dall'altra. E Eleonora è quella che effettua questo cambiamento. E quando Eleonora esce di casa per un'occasione pubblica, c'è sempre qualcuno che descrive che cosa indossa, perché desta stupore. Scrivono rapporti degli ambasciatori e vengono stampati. E dunque sappiamo che cosa indossa, quali sono gli accessori, stimano il valore dei gioielli indossati. Per il battesimo del terzo figlio maschio, Garzia, si stimava che i gioielli indossati da lei valevano 300.000 scudi. È una quantità di soldi enorme, sbalorditiva. Sì, per l'epoca, certo. Quindi una trendsetter, come si dice oggi, no? Sì, la cosa straordinaria, secondo me, è che non è soltanto che lei introduce una moda spagnola, non è semplicemente la tramite per qualcosa che è decisa da qualcun altro. Lei introduce una moda spagnola che subito fa modificare per adattarla al gusto locale, e in più introduce altri elementi che vengono da altre fonti, dalle corti asburgiche del nord e dalla corte ottomana, che è assoluto sinonimo del lusso all'epoca. Ma questo vuol dire che ha uno stile originale, è una sintesi di varie cose. E anche un obiettivo politico
importante. Tutte queste cose hanno una finalità politica, diciamo, vengano inquadrate in un contesto preciso. Certamente. E non esclusivamente frivolo, diciamo. No, no, anche perché lei, per poter realizzare questi abiti, usa quello che è la principale fonte di ricchezza fiorentina da secoli, l'industria tessile. E quando lei va fuori in un abito che desta stupore, tutti guardano quali sono i tessuti che sono usati per questi, che poi vengono riprodotti da pittori come Bronzino nei ritratti. Esatto, e quindi questo ritratto di Bronzino è proprio, rappresentano proprio anche questa, diciamo, questa tendenza, questa forza, questa importanza. Certamente. Della donna politica. E anche... Ma è realmente esistito quel vestito oppure no? Devo dire che per tantissimi anni io ho dubitato di questa cosa, ho discusso per moltissimi anni con tantissime colleghe storiche della moda e del tessuto su questa questione, e penso che bisognerebbe sempre tenere presente che stiamo parlando di pittori e non fotografi, e dunque quello che rappresentano, anche se anche nella fotografia c'è una costruzione, c'è un'arte e tutto il resto, però in questo caso i pittori possono fare molte cose ai vestiti, anche immaginare, no? Rappresentare. Anche in mostra abbiamo per esempio il ritratto di Tiziano alla bottega della duchessa di Urbino, Giulia Varano della Rovere. Per quel ritratto Tiziano ha chiesto alla duchessa di Urbino di inviare a Venezia un suo abito di velluto rosso, e lei ha detto: ma io non ce l'ho, ti mando un abito in damasco rosso. Ma nel dipinto finale lei indossa un abito di velluto, dunque era più prestigioso, lui l'ha migliorato. Io avevo immaginato che Bronzino avesse fatto una cosa simile per l'abito di Eleonora, ma le ultime ricerche di Roberto Orsilandini mi hanno convinto del contrario, perché lei ha trovato i documenti che registrano l'ingresso nella guardaroba medicea di una certa quantità di quella stoffa, di quel broccato riccio, il tessuto più caro in assoluto all'epoca, e poi a un certo punto escono quello che era avanzato e vengono regalati a un monastero. La differenza è esattamente il numero di braccia, cioè la misura fiorentina dell'epoca, per confezionare un abito di quel genere. E quindi con questo ultimo epilogo sul bellissimo abito di Eleonora ti ringraziamo, il tempo è volato veramente. Ci sarebbe tanto da raccontarci. Ma e tanto quindi... è raccontato nella mostra, che ha più di 100 oggetti esposti, quindi ci racconti... visitando la mostra abbiamo un racconto, direi... molto importante di Eleonora di Toledo. Invito ovviamente tutti gli ascoltatori di visitare la mostra, è un lavoro fatto con tantissimo amore, ma davvero offre qualcosa, spero, a tantissimi pubblici, non solo gli specializzati nella materia, sì. Grazie ancora. Grazie Bruce. Grazie a voi per l'invito.